Buongiorno e bentornati sulle fonti TV. Stiamo per chiudere il cerchio di queste 24 ore dedicate a donne e lavoro. È sempre l'8 marzo e in effetti oggi è già 9 marzo e fortunatamente continuiamo a parlare di donne e lavoro e di progetti al femminile. Per l'ultima mezz'ora non sono però sola in studio, infatti mi ha raggiunta Giacomo Iacomino. Benvenuto Giacomo. Ciao, ciao Maria, ti vedevo un po' stanchina, quindi ho pensato di dato insomma, che hai fatto l'alba, eccetera, eccetera, quindi ho pensato di subentrare e di darti sostegno per quello che appunto è l'ultimo slot, l'ultimo blocco, come diciamo noi in gergo di questa lunga maratona che peraltro va avanti poi dalle 9 fino alle 12, quindi dobbiamo rifare tutto da capo e richiamare maratona 27 ore, quindi mentre io poi adesso gestisco quest'ultimo blocco, tu magari fai le fotocopie, cambia sui Bevo il social tuo network, caffè, bevi vedo il che mio sei arrivato caffè. attrezzato, io ne ho bisogno con un bel buongiorno borsa, un bel caffè ci sta. A parte gli scherzi, siamo pronti ad affrontare quest'ultima mezz'ora e lo facciamo alla grande, direi investiti da una carica al femminile, quindi ti preparo all'idea perché parleremo di un progetto, la carica delle 101, che è nato quest'anno, quindi in un momento molto particolare per il nostro paese ed è un progetto di grande resilienza, tutto al femminile. 101 donne che al di là dei preconcetti sulla capacità o meno di fare squadra, decidono invece di mettere a fattor comune le loro competenze e di farlo in maniera assolutamente gratuita, no profit, a vantaggio di giovani start-upper, tanto uomini quanto donne, ci teniamo a precisarlo. Do allora il benvenuto alle nostre ospiti, le ideatrici della carica delle 101, Giovannella Condò. Ciao Maria, sono felicissima di essere qui con te. Benvenuta Giovannella, felicissima di ospitarti e benvenuta Odile Robotti. Buongiorno Maria, grazie dell'invito. Io metto subito le mani avanti, sono una delle 101 nella carica, quindi cedo volentieri la parola a Giacomo e do lui anche la possibilità di approfondire con voi, perché il cuore oltre l'ostacolo è già saltato per me, ho abbracciato il vostro progetto. Beh, insomma, abbiamo quindi ospite Giovannella Condò, fondatrice di Milano Notai e affiancata, come detto da Maria, da Odile Robotti, che è esperta di inclusione, in particolar modo di leadership femminile e fondatrice di Learning Edge. Bello questo progetto di una community di imprenditrici, manager e professioniste che mettono le loro competenze a disposizione di giovani start-upper. E allora io direi di partire da Giovannella Condò, a cui chiedo come e perché nasce la carica delle 101. Giacomo, sono una pazza furiosa e quindi solo dalla mia follia e affiancata sempre dalla carissima amica Odile può nascere un progetto di questo genere. Abbiamo raccolto intorno a noi 101, come diceva Maria, imprenditrici, manager, gestrici di aziende, professioniste di qualsiasi genere, con l'idea di fare qualcosa, quindi con l'idea di rimboccarci le maniche e mettere a disposizione quelle che sono le nostre competenze per le start-up, perché l'unione delle due cose sono due mie passioni da sempre, da un lato l'empowerment femminile e dall'altro le start-up che seguo facendo il notaio, come bene hai detto tu, da sempre, dall'inizio della nuova normativa sulle start-up innovative. Le seguo con passione, come con gran passione ho sempre creato intorno a me un gruppo di donne e l'idea di Odile e mia è stata quella di mettere insieme le due cose ed è riuscita molto bene, addirittura oltre le nostre speranze. Io allora vado da Odile perché, come detto, lei è specializzata in formazione, ottimizzazione del talento, gestione del cambiamento, che in tempo di Covid, volenti o nolenti, insomma, è in corso e anzi lo ha accelerato notevolmente, lo diciamo fino a farcelo uscire dalle orecchie, i nostri telespettatori non ce la fanno più. Ma al di là di quello che ripetiamo noi ogni giorno in diretta, le chiedo che cosa l'ha spinta a partecipare sin da subito al progetto. Immagino che la dose di pazzia di cui ha parlato Giovannella sia un po', in lei anche in questo caso, ma non deve essere l'unico aspetto.
Allora, sì, Giovannella con la sua pazzia è co contagiosa, ma in essenza io mi occupo professionalmente di formazione, quindi mi veniva abbastanza naturale aiutare Giovannella nella parte di formato, no? Noi cercavamo un modo per ingaggiare queste donne che fosse un po' originale, non la solita cosa, e che permettesse alle donne di poter dare un contributo in gruppo. Questo per noi era importante. Quindi avremmo potuto fare un'iniziativa di mentoring, ce ne sono moltissime altre, ma per carità ce n'è anche molto bisogno. Si sarebbe potuto fare questo, ma noi volevamo che le donne dessero un aiuto, un contributo intellettuale alle start-up in gruppo. E allora è nato il formato Outsiders In, in cui piccoli gruppi di 7-8 donne incontrano una startup e fanno delle domande curiose, che stimolano la startup a vedersi dal di fuori. Maria, ti piacciono le scale che si vedono alle spalle di Odila? A me piacciono un sacco. Moltissimo, notavo proprio quello, tra l'altro, come dicevo, in più di un'occasione ho avuto il piacere di confrontarmi sia con Giovannella che con Odile proprio negli Outsider In, e ogni volta che appare Odile io mi soffermo sullo stesso particolare che hai notato tu, Vedi, moltissimo. perfetto, perfetto. Scherzi a parte, scendiamo adesso un po' entriamo nel cuore della questione e a questo punto torno da Giovanella. Come queste 101 donne mettono le loro competenze a supporto delle setup? Insomma, cerchiamo di capire com'è strutturata questa partecipazione, Giovanella. Organizziamo, come ha detto Odile, questi incontri che abbiamo chiamato, un'idea di Odile che è bravissima con i nomi, Outsiders In, quindi incontri tra le nostre donne che chiamiamo le 101 e le startup. Parte organizzando una call per startup con i nostri partner, l'ultimo è stato CTEC, quello del prossimo Outsiders In sarà Innovup, Endeavor e chiuderà quest'anno FinTech District. Quindi i nostri partner organizzano per noi una call per le startup su un tema specifico. Quello che lanceremo per il prossimo 20 maggio sarà sulle eccellenze italiane, appunto con Innovup. Selezioniamo poi noi le startup in numero sufficiente per le nostre donne. L'ultimo incontro eravamo ben su 101 donne, 90 hanno dato la propria disponibilità a partecipare e abbiamo dovuto selezionare 12 startup. Quindi le donne vengono divise in gruppi, in questo caso 12 gruppi, a ciascuna delle quali viene assegnata una startup. Ogni gruppo è guidato da una giovane donna che, sempre Odile, che è fantasiosissima, ha chiamato Innkeeper, che è la moderatrice dei nostri eventi e fa da trade union tra startup e donne e modera anche l'incontro vero e proprio, che è un momento di condivisione tra le problematiche della startup e le nostre donne che mettono a disposizione le proprie competenze in gruppo e cerchiamo di formare i gruppi in maniera più diversa possibile, sia per competenza che per età, perché crediamo che dalla diversità nasca valore per le start-up. Giovanella, lei prima ha citato anche CTEC, peraltro insomma, che era all'interno della diretta che Maria ha coordinato insomma, prima di questa fascia e l'ambito STEM, che peraltro è un altro argomento che con Alessia Mosca abbiamo in qualche modo affrontato perché insomma, ha Infatti ti aperto ho il. Ah, citato. bene, perfetto. Infatti mi Ti ho suonavano un po' citato, le orecchie. le orecchie, vero, fischiavano, sei stato citato per le quote nei CDA che ahimè, Giovanella, come sai bene, quando si va a guardare poi la presenza all'interno di queste quote, molto spesso i profili scientifici femminili sono quelli che mancano. Sì, E certo, allora, lo. E non volevo allora andiamo da interromperti. Odile. Passiamo la palla a Odile. Sì. Ci stiamo sovrapponendo, chiedo Questa era una scusa. Stiamo. domanda o un'affermazione? No, ahimè, era un'affermazione, Odilla, proprio con Ok. CTEC, nell'ultimo Sì. Outsider In che avete coordinato, è stata quella l'occasione in cui ho avuto modo di conoscere anche Lisa Di Sevo, che ho invitato nella tavola precedente di cui parlava
Giacomo, ce l'eravamo già detto, ahimè non è una domanda ma un'affermazione, i profili scientifici femminili sono ancora carenti, quindi abbiamo approfondito proprio quello. Invece voi avete dato tanto spazio nel vostro progetto a ben 12 start-up innovative al femminile, quindi buon provi faccia, ecco, se non altro per la messa a frutto di tutte le competenze proprio a vantaggio di queste donne coraggiose che decidono di investire in un settore molto maschile, diciamocelo. Peraltro Odile, Maria prima mi ha tirato un po' le orecchie, nel senso che oltre a avere la specializzazione in formazione, ottimizzazione del talento, gestione del cambiamento, è anche autrice del libro Il talento delle donne, che come lei stessa definisce, si tratta di un libro scritto da donna a donna. Il primo appuntamento 2021 della carica è stato dedicato, come detto, a 12 startup al femminile. Come cofondatrice del progetto, cara Odile, ma anche come esperta di leadership al femminile, a questo punto facciamo anche un bilancio, insomma, di come è andata. Allora, è stato molto piacevole questo Outsiders In, perché noi come impegno abbiamo di aiutare le start-up, ma il fatto di avere davanti delle start-up femminili ci ha ancora più reso tifose e volonterose di dare una mano. Sappiamo che le donne fanno un po' più fatica degli uomini, perché è un mondo che è stato forgiato a immagine e somiglianza degli uomini, dagli uomini stessi. Sappiamo che le donne fanno più fatica ad accedere ai capitali, insomma hanno qualche difficoltà in più, e quindi ci ha fatto particolarmente piacere aiutarle. A questo punto facciamo una domanda rivolta a entrambe. La carica delle 101 è un progetto giovane e sta dando, come ci avete raccontato, risultati tangibili, evidenti. E allora la mission è chiara. Lo step successivo è quello, ed è anche quello che ci piacerebbe sapere, è se esiste già una vision, insomma una visione, se esiste una possibile evoluzione, quale può essere e quale deve essere il passo successivo. Prima Giovanella Condò e poi Odile Robotti. Grazie Giacomo. Sì, abbiamo una vision. Prima di tutto mi piace ricordare che oltre a Odile e io nel consiglio direttivo sono presenti anche Betty Pagnin di One Day. Parlando di vision, voglio parlare anche di chi ci aiuta su questo progetto. Gloria Seveso e Karin Venneri, che è il presidente dell'associazione Startup Turismo, che è stata la prima nostra partner. Vision: noi non vogliamo che questi Outsiders In siano solo una toccata e fuga per quanto riguarda le startup, perché come appena ha detto Odile, lo voglio risottolineare, il nostro progetto non è un progetto di mentorship, ma è proprio qualcosa di diverso, guardare le startup con occhi da esterne, cercando di dare il proprio contributo, il nostro contributo in gruppo. Quindi non vogliamo però che sia solamente un passaggio, vediamo le startup quella volta e poi ce ne dimentichiamo. Quindi il progetto per quest'anno, per questa seconda parte dell'anno, è creare una community delle nostre startup, ossia quelle che volta dopo volta hanno partecipato ai nostri incontri, dando loro qualcosa di continuativo, sotto forma di workshop formativi e sotto forma anche di incontri one to one da parte di esperti che stiamo selezionando. Quindi la visione è creare e sostenere le nostre startup nel tempo, quindi oltre il momento degli Outsiders In. Grazie Giacomo. A lei ovviamente Giovanella. Odile. Sì, io credo che a noi importi anche essere un po' ispirazione di un modo di fare community al femminile che è intergenerazionale, che unisce persone diverse non solo per età ma anche per professione e per tanti altri aspetti. E questa è una community allargata fatta dalle 101 donne, dalle nostre innkeeper che sono fondamentali, da alcuni esperti che, come diceva Giovanella, insomma poi danno supporto alle startup.
E quindi questo spirito per cui ci si rimbocca un po' le maniche, si dà un contributo che per l'amor del cielo è piccolo, però insomma è importante darlo lo stesso, è qualche cosa che ci fa piacere, ci farebbe piacere se lo facessero anche altri, insomma. Maria, a te il compito dei saluti, direi, dato che insomma giocavi in casa in qualche modo. Sì, infatti saluto Giovanella Condò e Odile Robotti. Grazie, noi ci vediamo al prossimo Outsider In. Grazie. Grazie mille. Grazie Maria, e veramente siamo particolarmente contenti di averti nel nostro gruppo di donne. Grazie a voi di avermi inclusa. Grazie Giovanella Condò. Allora, Grazie. grazie anche Odile Robotti. Praticamente siamo alla conclusione della maratona. È sempre l'8 marzo, 24 ore in diretta, forse qualcosina in meno, ma in realtà insomma la diretta adesso va avanti e ci riappropriamo, non dico della nostra identità, perché insomma la maratona 8 marzo anch'essa fa parte della nostra identità, ma torniamo al palinsesto classico, insomma, che si concentra sui mercati finanziari. Come ti senti ad essere stata ad aver messo insomma la seconda mandata, insomma la mandata della chiave per quanto riguarda la conclusione dell'8 marzo? Beh, innanzitutto diciamo questo, sicuramente ho chiuso la maratona, 24 ore dedicate all'8 marzo, tra l'altro chiuso il 9, ricordiamoci quindi con la premessa che non finisce qua ed è da qui che vorrei partire, anche il nostro titolo è sempre l'8 marzo, quindi il nostro proposito, il nostro intento e lo manterremo è quello di creare un osservatorio permanente sui temi dell'inclusione. Della diversity declinata al femminile, ma non solo. La nostra lettera aperta a Mario Draghi è stata molto chiara. Partiamo dalle donne, ma si tratta di un'equità sociale più generale. Quindi concluderei così, con il proposito che non finisca qui. 24 ore si sono chiuse, ma il discorso prosegue. Non è finita, insomma. Non è finita. E allora, Maria Bonsanto, tocca a me a questo punto salutarti. Grazie per averci condotto alla fine di questa maratona. Adesso noi ci fermiamo qualche istante e ripartiamo con i mercati finanziari. Direi che l'idea è che possano partire in territorio contrastato, perché l'Asia è stata contrastata e Wall Street è stata piuttosto nervosa. A tra poco.